Il mondo della Turandot, di Turandot, non è il mio, è il nostro. Lo spettatore è il vero artefice dello spettacolo. Quello che quest'opera racconta è la storia nostra, è la storia di un'anima, è la storia di un viaggio di formazione, breve o lungo che sia, può durare un'ora, 5 minuti, un secondo, una vita intera. Tutto è molto relativo. E poi Turandot non esiste. Esiste nella mente di Calaf, o esiste nella mente nostra quando ci vogliamo vedere o dare di noi stessi un'immagine, ma soprattutto una dimensione che non esiste. Il dolore nasce quando nella relazione con il mondo esterno ci accorgiamo che questo altro non è quello che noi vogliamo, che noi stessi non siamo quello che noi desideriamo. Ecco, questo è il viaggio che i protagonisti compiono.